Many congratulations, Ran. An important victory. There will be a game four. Yeah. Yeah, so today we are so its performance is, I think it's very good, and also their Trent also its performance is really nice. And, but today we are so focused in to the match, and also you know after last match we are so prepared, we are ready so for the, this match, and today we did everything. It's come out. Yeah, it's perfect game. Yeah, today. Fabio, l'avevi previsto alla vigilia, match tiratissimo, è stato così, Trento ha avuto l'opportunità per vincere, ma anche ha lottato col coltello fra i denti, riaprendo una partita che a un certo punto sembrava incanalata su un risultato negativo. Sì, sì, ci aspettavamo crescenti difficoltà dopo gara 1, lo è stato in gara 2, l'asticella si alza in gara 3, loro hanno recuperato un giocatore molto importante. Ci aspettavamo potessero giocare con i tre schiacciatori e si vede che nell'economia del gioco per loro questa formazione è molto importante, perché gli dà consistenza in tutta quella che è la fase break, dove non arrivano a muro lavorano molto bene con la battuta e con la difesa soprattutto, e questo gli permette di avere un po' di margine in più sul cambio palla, che per loro è già una qualità che hanno importante, lo stanno dimostrando dall'inizio del campionato. E un'altra cosa che possono fare con questa linea con questa formazione in campo è mettere una linea di ricezione a 4, che non ci ha permesso di produrre quello che di solito produciamo con la battuta. Per noi credo che sia stata sicuramente una partita emozionante, giocata punto a punto, come ci dobbiamo aspettare possa essere gara 4 ed eventualmente una gara 5. Dobbiamo pensare a recuperare le energie fisiche e mentali, perché venivamo da tante vittorie, da tanto bel gioco, e oggi subire questa sconfitta in casa dobbiamo essere bravi a metabolizzarla immediatamente e a renderla un tesoretto per gara 4.